Pace e bene a tutti. Oggi, 20 febbraio, ricordiamo San Leone di Catania. Ascoltiamo. Leone nasce a Ravenna nel 720 d.C. Già piccolissimo avvertiva il richiamo di Dio, tanto che, si dice, la madre, all'età di 2 anni, lo vide in ginocchio assorto in preghiera. Ancora giovane, entrò nell'ordine dei monaci benedettini e si trasferì a Reggio Calabria. La sua elezione a vescovo di Catania è seguita da un racconto. I catanesi, dovendo eleggere un nuovo vescovo, ebbero in sogno un angelo che disse loro che a Reggio Calabria vivesse un uomo, Leone, che sarebbe stato la persona giusta per ricoprire la carica di vescovo. Leone non si sentiva degno di tale carica, ma con l'insistenza dei catanesi la accettò, divenendo vescovo di Catania. In quel periodo, in tutto l'impero bizantino, era in atto un feroce editto che metteva al bando le icone sacre, ritenute segno di idolatria, e chi non ubbidiva veniva incarcerato e spesso finiva sul patibolo. Il vescovo di Catania si oppose apertamente alle leggi imperiali. Per questo motivo, il governatore bizantino della Sicilia ordinò il suo arresto e Leone fu costretto a lasciare Catania e a rifugiarsi per molti anni sulla cima dei Nebrodi. Il popolo però continuava a proteggerlo perché vedeva in lui il fiero oppositore alle ingiuste leggi dell'impero. Diversi anni dopo ritornò a Catania sul suo seggio vescovile, dove continuò a lottare contro le leggi iconoclaste. Nella città morì il 20 febbraio del 789. San Leone, divenuto vescovo di Catania, si trova a dover subire una delle leggi problematiche dell'impero, che pretendeva la distruzione di tutte le immagini sacre. Immagini che non avevano solo un valore materiale, perché di una certa qualità artistica, di un certo pregio artistico, ma avevano un grande valore spirituale. Quindi oggi ricordiamo quanto sia importante l'immagine per la vita spirituale. Non è stato scontato nella vita della Chiesa, nella vita della fede, che le immagini portassero un contributo positivo a quella che era la spiritualità della persona. Pensiamo alle statue, pensiamo alle bellissime icone. Allora oggi ricordiamo quanto è importante l'immagine per la preghiera, l'immagine per la meditazione, l'immagine come ponte verso una realtà più alta. E cerchiamo di capire oggi quali sono le immagini che i nostri occhi si trovano davanti. Sono immagini di bellezza, immagini di santità, oppure attraverso televisione, computer, cellulari, piuttosto non sono immagini di violenza, immagini di crudeltà, immagini non pure. Allora cerchiamo di rioffrire al nostro cuore, tramite i nostri occhi, una bellezza. Ricerchiamo le immagini sacre. In casa abbiamo delle immagini sacre, le andiamo a contemplare spesso? Domande importanti, provocazioni importanti, e per questo ringraziamo il santo di oggi, che ha dovuto veramente combattere, è stato esiliato per poter difendere le immagini sacre, si è dovuto mettere contro addirittura lo stato del tempo, e quindi ci affidiamo alla sua protezione. San Leone prega per noi.